Terminando con i nostri gruppi tutti i consigli comunali e tutti i lavori delle commissioni, dove riscontriamo casi eclatanti, ovviamente li sottoponiamo poi alla stampa e alle autorità competenti. Sedute troppo brevi, lavori ripetuti, mancanza delle fattispecie previste dalla legge, cioè la formazione del verbale non è corretta, non appare corretta, mancano le firme, manca la sottoscrizione del segretario, manca a volte il segretario stesso, ma soprattutto quello che lascia perplessi è il tipo di attività. Sembra un'attività che viene svolta nell'interesse dei consiglieri e non nell'interesse ovviamente dei cittadini. Questo è un fatto gravissimo. Quello che verrà depositato sono diverse. Quindi non vado a memoria per evitare di sbagliare, ma ci sarà un po'. Dopo che lo consegneremo alla magistratura, lo divulgheremo alla stampa, così potete farvi un'idea della situazione. La commissione che si è occupata per esempio di uno dei casi eclatanti dell'ospedale di Giarre, no? Che ha pensato bene di fare 5 sedute per organizzare un volantinaggio. Francamente, 5 sedute per organizzare un volantinaggio è una cosa, visto che noi organizziamo, che si fa in un'oretta e non in 5 sedute. Anche qua appare la sproporzione fra i mezzi e i fini. Saleri ha confuso la nostra conferenza stampa con i posti dove dovrà andare a giustificare il suo operato, che non sono questi, sono altri.